Carmen è stata da me. Era molto preoccupata. Non si fidava di Cristina. E mi ha detto che Ursula andava tutte le notti in un convento. Il convento di Nostra Signora del Monte. Nel convento c'è un orfanotrofio. Ci siamo insospettiti e siamo andati senza avvisare. Infatti, preferivamo sorprenderli e vedere cosa c'era. E Moisés era lì? Crediamo di sì. O perlomeno c'era fino a poco prima del nostro arrivo. Tuttavia non ne siamo sicuri. Abbiamo visto una monaca, la madre superiora, una certa Suor Petra. Ma non abbiamo potuto sapere nulla, solo che tua madre fa delle donazioni. Ma un'altra monaca ci ha visti con lei e ha fatto una cosa strana. Così siamo andati in quella stanza a controllare. Cos'è stato? A che ti riferisci? Il sonaglio. La suora ci ha detto che lo avevano trovato nei pressi del convento. Ha detto di non sapere altro. Io so che mentiva. Ma non siamo stati in grado di ottenere nulla di più. Parleremo con chi l'ha portato. Aspetta, via. Blanca. Aspettare cosa? Non ci sono documenti che attestino chi ha preso i bambini a causa di un'inondazione. Ora avrà un altro nome, un'altra famiglia. Come ho potuto essere così stupida? Mi sono lasciata convincere e manipolare da Cristina Novoa. Ho perso tempo, quello che mi serviva per trovarlo. Sono imperdonabile. Non darti colpe. Blanca, noi non ti abbiamo creduto, neanche io. Ho capito che dicevi la verità, affermando che avevi avuto un maschio e che era vivo. Amore mio. Sa già tutto? Tutto. Leonor, mio figlio è vivo. E io lo troverò. Noi dobbiamo andare. È essenziale che manteniamo il segreto. Rosina e Liberto non devono trovarci qui. Andiamo a casa mia. Tutto questo è colpa di mia madre. Che mostro è quella donna?